benvenuti in questo nuovo video. Ecco, adesso, da come vedete, io vi faccio vedere l'ultima della mia pazzia. Ho comprato un obiettivo fenomenale, come vedete, per la Canon R. L'RF 24-72-8 è una novità, è uscito proprio credo da una ventina di giorni. È un obiettivo che costa molti soldi, costa 2500 euro, vabbè, lo sapete tutti, basta andare a vedere sul sito Canon. Ho comprato questo perché per molte motivazioni. Primo, è un 2.8 e quindi per me su full frame è la cosa più bella che potevo comprare, e poi comunque un obiettivo che posso operare sia per ritratti, per reportage, posso andare in giro solamente con questo obiettivo, la mia macchina fotografica, che comunque porta a casa il risultato che desidero, facendo magari anche street eccetera, che io preferisco fare street solo col 35. Comunque questo magari in vacanza, così per non portarci tanti obiettivi, magari mi porto un obiettivo e questo riesco a fare sia street che paesaggio. E niente, poi volevo un attimino aggiornare perché sto andando in Polonia e ritornerò alla mia fotografia, cioè quella che sento più mia, che praticamente è street, viaggio e ritratto, però ultimamente stavo facendo un po' troppa fotografia di ritratto e mi sta uscendo dagli occhi e bisogna cambiare un po' quando decidi di cambiare, così. E niente, ve lo voglio far vedere, è un obiettivo fenomenale. Eccolo qua, qua ci sono le istruzioni. Qua c'è la sua carta, qua c'è il copri obiettivo, come potete vedere. Questo copri obiettivo qua, per dirvi una stupidaggine, non so per quale motivo, ma se lo compri a parte costa 73 euro. Non capisco perché, comunque. Questa è la sua pochette, questa. Ora qua leveremo dell'altra cartaccia, eccolo qua. Non c'è più niente, mettiamo dentro la sua cartaccia per il momento, le istruzioni dell'obiettivo, che mi sembra che è un obiettivo riusciamo ancora a metterlo a posto da soli. Ecco qua, mettiamo qua e vi faccio vedere il grande obiettivo, che è, diciamo, un obiettivo che pesa un po', io credo che sia intorno, non ho pesato, ma credo che sia intorno al chiletto buono. È stabilizzato su 5 assi, qua ce la puoi togliere, mettere la stabilizzazione eccetera eccetera. È una lama, perché comunque io l'ho provato, prima di proprio comprare degli obiettivi del genere bisogna provarli, ed è comunque un obiettivo fenomenale. Io prima di ho visto, eccolo qua, bellissimo, è 2.8 costante. Bene, niente, questo qua è l'ultimo acquisto che ho fatto, che penso che per l'R per tutto il 2020 non comprerò più obiettivi, anche se i miei amici non mi credono, però è così, perché a parte che per l'R mi mancherebbe solamente il 50, ma per il momento, come vedete, c'è questo scattino, vedete, è una cosa molto saggia per toglierlo. Op. Se no, ecco qua. E comunque sono obiettivi che, voglio dire, ti levi qualche soddisfazione con questi obiettivi, perché ricordatevi che non è la macchina, ma è la persona, è l'obiettivo. E poi vi volevo parlare di un'ultima cosa. Ho comprato, non so se qualcuno di voi conosce Lisetta Carni, che è una fotografa genovese che è ancora in vita, se non sbaglio dovrebbe avere più di 90 anni addirittura, ed è, diciamo, io la chiamo così, è una pioniera della street, se così possiamo dire, perché è una persona che ha fatto i lavori più belli sono il libro che ha fatto sui tre vestiti, che ha fotografato, pensate, questo libro qua l'ha fatto negli anni 60 e ha fotografato i primi tre vestiti che si vedevano a Genova. Come potete vedere, qua c'è una fotografia di quei vicoli, chiaramente io sono genovese. E lei non è genovese proprio di nascita, però ha abitato molto a Genova, adesso è andata via, e comunque ci ha lasciato degli ottimi lavori che io consiglio di comprate questi libri, perché, cioè, comprate, è un libro solo con variate storie, poi
ha fatto anche la Sicilia, ha fatto la bellezza della verità, ha fotografato Sasha Fellini, ha fotografato un sacco di gente. E lei i ritratti più che come li facciamo noi, lei faceva proprio faceva le persone per la strada. È stata è un'ottima fonte di ispirazione che auguro a tutti di poter leggere, perché è una cosa che oltre che fotograficamente anche umanamente è molto bello. Va bene, penso che per questa settimana, non so se riusciranno ancora altri video, comunque vi ringrazio, vi saluto, mi raccomando, iscrivetevi al canale, accendete la campanellina, e io andrò in Polonia e ci vediamo con i video dalla Polonia. Ciao e a presto, grazie.